Io in realtà ho iniziato il percorso di ricerca nell'ambito delle biomedicine all'Istituto Mario Negri del Sud. Avevo vinto una borsa per stare 6 mesi a vedere se mi piaceva quello insomma, di cui si stava occupando quel gruppo di ricerca. Col tempo ho identificato qual è l'argomento che mi interessa. E che è appunto la vulnerabilità ai disturbi neuropsichiatrici. Qui esiste un grande tabù, sempre visto da un lato molto affascinante, l'altro lato della medaglia è che non se ne può parlare perché se uno ha un problema, se ne fa ansioso, depresso, si cerca di far finta, no? Di non dire che ci sono questi sintomi, questo malessere, come se ci fosse un pregiudizio. Voglio fare ricerca, l'ho scoperto durante la tesi sperimentale all'Università di Palermo. La tesi sperimentale in microbiologia. Nel frattempo mi stavo finendo di laureare, quindi c'è questo tirocinio obbligatorio che si fa in farmacia e io mi sono resa conto che quando uscivo dal laboratorio, anche se era tardi, erano le 8 di sera, dovevo prendere la metropolitana piuttosto che anche se andavo il sabato, anche se lei programmava gli esperimenti per il 28 di dicembre, insomma, nonostante tutto, io comunque uscivo dall'istituto col sorriso. E allora ho capito che per quanto gli studi di farmacia mi fossero piaciuti moltissimo, comunque sia, a me piaceva scoprire, a me piaceva ricercare. In realtà non esiste, nella ricerca non ci sono differenze di genere, quindi agli studenti in generale, ai ragazzi che vogliono studiare, io dico di non avere paura delle strade in salita. Perché poi viste da su e sono discesa, di sognare in grande. Di dare il meglio di sé, sempre, sì, con molta umiltà, ecco, perché ci sta a dire io non lo so, non si può sapere tutto, no? Quindi ci sta benissimo, io non lo so, non l'ho mai fatto, non sono nato imparato, quindi ci sono milioni di cose che io non so fare, quindi ci sono milioni di cose che posso imparare.